Questo per dire in sostanza che oggi in Occidente sono messi al bando Platone e Cristo, e se la donna è divina non solo perché è immagine di Dio, ma perché dà la vita, è il passaggio di Dio nel mondo ed è in qualche modo divina nella misura in cui sempre di nuovo dà la vita, oggi in Occidente sembra che si respiri ovunque una insopportabile aria di morte. L'Occidente oggi sembra disprezzare la vita, sembra consegnarsi all'idea della morte in ogni sua determinazione. E l'idea stessa di donna che l'Occidente sembra proporci è l'idea di una donna del tutto affrancata, e ciò viene presentato come se fosse emancipativo, da ogni richiamo alla dimensione generativa. Ora, che la donna non si esaurisca nel dare la vita, quindi nell'essere madre, è evidente, ma è altrettanto evidente che la donna è anche madre, e forse l'elemento divino massimo della donna è proprio nell'essere madre. Il fatto che oggi questa dimensione tenda a essere rimossa e che venga ciò proposto come emancipativo, forse più che la soluzione, come sempre viene presentata, è parte del problema che stiamo affrontando. Per inciso, la nostra è la prima cultura storica in cui la procreazione e la sessualità vengono del tutto sciolte fra loro, dal loro nesso. Di forme di libertinismo ve ne sono state in tutte le epoche, sia chiaro, ma mai un'intera cultura si era rappresentata nell'idea secondo cui la dimensione dell'erotica fosse fine a se stessa. È sciolta da ogni rapporto con la procreazione. Ecco, l'idea che oggi tende a prevalere in Occidente, l'Occidente oggi è particolarmente sensibile in astratto alla questione della donna e punta il dito contro le civiltà in cui la donna è oggetto di mortificazione, di violenza, e non possiamo che essere d'accordo con questo puntare il dito contro le ingiustizie, i torti subiti dalle donne in larga parte del mondo, però è molto meno attento l'Occidente a vedere come molto spesso il concetto di emancipazione della donna che propone tende a produrre forse nuove forme di asservimento della donna. L'idea che in qualche modo la donna debba essere tutta votata alla propria carriera imprenditoriale, un'idea particolarmente in auge oggi, la donna start-upper, che magari per evitare la fatica della maternità può avvalersi delle nuove pratiche di generazione tecnica della vita. Si va sempre più, a proposito di scioglimento del rapporto fra erotica e procreazione, quindi tra amore e generazione della vita, si sta andando oggi sempre più verso forme a tratti anche inquietanti di generazione tecnica della vita, uteri in affitto, possibilità di generare la vita in provetta, in vitro e quant'altro. Forse parafrasando Walter Benjamin, dovremmo parlare oggi dell'uomo nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, con tutto ciò che di inquietante esso comporta. Ebbene, in questo contesto, l'Occidente, che parla e giustamente parla di emancipazione della donna, molto spesso finisce per proporre come emancipazione della donna nuove forme di asservimento della donna.